Duomo è il solenne pontificale della festa, diocesi e comune rinnovano l'invito a camminare insieme. Caro bollette, imprese e artigiani messi in ginocchio dai costi energetici, le associazioni incontrano la politica. Prato com'era, in un libro raccolte le immagini e i personaggi della Prato che fu. Buongiorno dal telegiornale di TV Prato. Con il solenne pontificale di questa mattina sono cominciate, come da tradizione, le celebrazioni per la festa della città. La messa è stata presieduta dal vescovo emerito di Fiesole, Mario Meini. Durante l'offerta dei ceri, il sindaco Biffoni e il vescovo Nerbini hanno rinnovato l'impegno a camminare insieme per il bene della città. Si è rinnovata la tradizione con la celebrazione del solenne pontificale dell'8 settembre, solennità della Natività di Maria. La messa in cattedrale, alla quale hanno partecipato davvero moltissimi fedeli, è stata presieduta dal vescovo emerito di Fiesole, Monsignor Mario Meini, e concelebrata dal vescovo Giovanni Nerbini insieme ai sacerdoti della diocesi. L'invito è arrivato a Monsignor Mario Meini, che era il vescovo di Fiesole, e Nerbini è stato il suo vicario generale fino a quando non è stato nominato vescovo di Prato, e quindi questo invito in amicizia è arrivato oggi per la festa più importante della città. Nell'omelia il vescovo Mario Meini ha parlato della Sacra Cintola come segno di speranza, un segno per ricominciare e ripartire, e ha anche detto qual è il vero significato della cintura al quale i pratesi devono rivolgersi, soprattutto in questo periodo. E ha fatto riferimento a custodire e rinvigorire la cintola del buon governo. Ascoltiamo un passaggio dell'omelia del vescovo Meini. Fatemi umile ma coraggiosa ostensione pubblica, perché Prato, città dell'impegno multiforme, sia per tutti un segnale di speranza e di ripresa, un esempio concreto che la politica, con la P maiuscola, sana è possibile, che la solidarietà è feconda, che il bene comune è fruttuoso per tutti. Al termine della celebrazione, un'altra tradizione importante che rinnova l'alleanza, la comunione di intenti tra l'amministrazione comunale e la diocesi: il sindaco ha donato al vescovo Giovanni Nerbini i ceri per illuminare la cappella del Sacro Cingolo, perché come sappiamo la preziosa reliquia custodita nel Duomo di Prato è di proprietà del comune e della diocesi. Nel consegnare i ceri il sindaco Matteo Biffoni ha invitato a continuare in questo cammino comune, ha ricordato la famosa ostensione del 19 marzo quando eravamo in piena pandemia e davanti a una piazza vuota sindaco e vescovo avevano invocato la protezione della Vergine e del Sacro Cingolo. Ebbene, il sindaco ha chiesto di nuovo di camminare per andare avanti e per affrontare le nuove sfide che ci saranno, e il vescovo Giovanni Nerbini ha rinnovato questa comunione di intenti dando, diciamo, pieno vigore a questa sinergia. E allora ascoltiamo anche questo passaggio della consegna dei ceri. Ci ha aiutato quella ostensione? Io penso di sì. È stato anche un simbolo, un gesto in una piazza vuota, però ancora una volta la diocesi, il comune, fianco a fianco a chiedere protezione e poi nei mesi, negli anni successivi, a dare concretamente una mano alla comunità. Ma forse ci sarà ancora bisogno di questo connubio, di essere ancora una volta fianco a fianco, almeno nel carico e nel prendersi cura di una comunità che già ora inizia a dare segnali di inquietudine, di paura per il futuro. Ti ringrazio non solo per il dono, ma per le parole che hai detto, caro sindaco, e hai detto la parola chiave, io direi anche nel luogo chiave, hai detto la parola insieme, che questo nostro piccolo segno continui a brillare e magari, perché no, speriamoci, contagi qualcun altro. Grazie a te e a tutti quelli che oggi sono venuti a far festa con noi. Grazie.
Alla festa della nostra città dedicheremo ampio spazio, a cominciare dalle 16 con una lunga diretta che poi ci porterà fino al corteggio e all'ostensione della Sacra Cintola. Cambiamo adesso argomento per affrontare il tema del caro energia. Confartigianato Prato insieme a Confartigianato Pistoia e CNA Toscana Centro hanno organizzato nell'auditorium della Camera di Commercio un incontro per dialogare con la politica e provare ad avere risposte. La testimonianza di quanto stia incidendo il caro energia sulle imprese del nostro distretto arriva dall'esempio portato dalla presidente della Camera di Commercio di Prato e Pistoia, Dalila Mazzi, che ha illustrato come per la sua azienda i costi per i consumi di luce e gas siano lievitati fuori misura. A luglio 2021 spendeva per il gas 87.000 euro, un anno dopo le è arrivata una bolletta da 700.000. Il confronto per l'energia elettrica tra luglio 2021 e luglio 2022 recita 68.000 contro 177.000 euro. È solo un esempio, ma come questo se ne potrebbero fare altri migliaia di imprese, pratese e non, per le quali i costi dei consumi energetici possono rappresentare una condanna al rischio chiusura. Proprio per affrontare questo tema, Confartigianato Prato, insieme a Confartigianato Pistoia e CNA Toscana Centro, hanno organizzato nell'auditorium della Camera di Commercio un incontro per dialogare con la politica e provare ad avere risposte. Erano presenti quattro dei candidati al collegio uninominale della Camera, che comprende Prato, Pistoia e il Mugello, Chiara Bartalini, Edoardo Fanucci, Erika Mazzetti e Tommaso Nannicini. Questo non è solo un grido di allarme, questo è un grido disperato d'aiuto da parte di quelle imprese che vogliono continuare a operare in questo distretto, in questo settore. Sicuramente impossibilitate a farlo con queste condizioni. Se non ci saranno interventi veramente veloci, veramente immediati e che non siano interventi che mirano soltanto alla diluzione del debito o allungare la modalità di pagarlo, ma che evitino di far caricare ancora di più i costi sulle imprese, difficilmente ritorneremo a parlare del distretto tessile nei termini e nelle modalità con cui lo stiamo facendo oggi. Era necessario un price cap per del gas, un tetto affinché venga cambiato tutti questi ondeggiamenti del prezzo. E secondo me la Comunità Europea dovrebbe trattare questo terremoto energetico, diciamo, come ha fatto la pandemia, cioè con interventi straordinari in aiuto alle imprese e alle famiglie, una sorta di PNRR energetico che possa aiutare appunto il tessuto manifatturiero di tutta l'Europa, perché si rischia veramente la deindustrializzazione in questo momento. 9 eventi online gratuiti per illustrare le migliori pratiche di economia circolare adottate dalle imprese toscane sono quelli organizzati per il mese di settembre dalle Camere di Commercio della Toscana. Com'è possibile ridurre i rifiuti e valorizzare economicamente i sottoprodotti delle varie filiere? Quali sono le migliori pratiche di economia circolare già adottate sul territorio? Sono solo alcune delle domande a cui le Camere di Commercio della Toscana risponderanno nello speciale roadshow che prenderà il via il 12 settembre. L'iniziativa si pone come conclusione del progetto Ambiente, il percorso di accompagnamento gratuito dedicato alle imprese verso la transizione ecologica, e prevede 9 eventi online tutti nel mese di settembre, durante i quali saranno illustrate le migliori pratiche di economia circolare già adottate dalle imprese toscane, con l'obiettivo di evidenziare i punti di forza del sistema produttivo regionale per la circolarità. Sono webinar organizzati per filiera, per cui ogni impresa troverà proprio le tematiche collegate alle attività di proprio interesse. Quindi la Camera di Commercio di Pistoia Prato ne ha organizzati due, uno che si terrà il 14 dedicato al settore tessile e uno che si terrà il 21 dedicato al florovivaismo. Il roadshow analizzerà lo stato dell'arte dell'economia circolare toscana attraverso un itinerario di 9 incontri volto a conoscere le principali filiere dell'economia regionale: agroalimentare, conciario, florovivaismo, lapideo, nautico, orafo, tessile, turismo, vitivinicolo. Gli eventi, che vedranno il contributo scientifico della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, si svolgeranno online in diretta streaming. Sul sito della Camera di Commercio trovate i dettagli di tutti i webinar e potete semplicemente iscrivervi tramite un form online. È un webinar gratuito, quello del 14 si terrà a mezzogiorno, quello del 21 alle ore 16, durata circa di un'ora. E quindi facilmente vi potete iscrivere a tutti i webinar di interesse semplicemente andando sul sito della Camera di Commercio.
È uscito oggi in edicola in allegato insieme al quotidiano La Nazione il volume Prato com'era, che raccoglie immagini e protagonisti della nostra città. Il volume è curato da Roberto Baldi, storico collaboratore del quotidiano. Ieri la presentazione dell'iniziativa al Giardino Buonamici. Come è nata l'idea di questo libro intanto? Allora, l'idea del libro è nata intanto innanzitutto con una rubrica settimanale che noi abbiamo ospitato sulle pagine della Nazione da gennaio a giugno. Con cadenza settimanale, la domenica siamo usciti con queste bellissime paginate scritte da appunto Roberto Baldi, come raccontavi te, e arricchite, e questo ci tengo molto a precisarlo perché è stato secondo me un elemento, secondo me, che insomma ha veramente dato lustro a queste pagine, dalle foto dell'archivio fotografico Ranfagni, bellissime foto in bianco e nero della Prato che non c'è più. Siamo partiti con queste idee. Questa rubrica ha incontrato così tanto successo tra i nostri lettori, ha avuto un buonissimo riscontro, che poi abbiamo deciso appunto di fare una raccolta, di raccogliere queste puntate e appunto di inserirle in due pubblicazioni, di cui oggi, come appunto dicevi tu prima, andiamo a presentare il primo libro. Ci sono 80 pagine in ogni, sì, in ognuno dei due volumi, dove hai raccontato un po' la storia di Prato, quindi com'era, com'è cambiato. C'è anche qualche aneddoto particolare, ora saranno tantissime le cose che sono state scritte, qualcosa a cui è più legato. Sì, la storia cominciò all'interno della redazione della Nazione in via Garibaldi, che era un osservatorio particolarissimo. Io ho fatto anche molte altre attività, ma la redazione di via Garibaldi, dove io entravo alle 9 con Piteccio, un giornalista, allora si prendeva vermouth e sfogliatine dal Bar Italia e si cominciava a girare per la città, perché Mancini, l'allora redattore, ci voleva a giro a raccattare notizie. Da lì tanti episodi, tanti aneddoti e tanti fatti importanti, personaggi, a cominciare da Silvio Pugi, intelligenza di persona, che veniva a raccattare la carta lì da noi e ci raccontava tante altre cose. Adesso è il momento delle previsioni meteo, come sempre a cura del Consorzio LAM. Salve, un saluto dalla sala meteo del Consorzio LAM. Ecco le immagini del satellite che mostrano un fronte atlantico che interessa buona parte dell'Italia. Ha interessato anche la nostra regione nottetempo, con dei temporali localmente anche di forte intensità, soprattutto lungo la costa centro-meridionale. Questa invece è la previsione per il resto della giornata di oggi, giovedì 8 settembre. Cielo ancora a tratti nuvoloso, maggiore variabilità lungo la costa, nell'interno delle precipitazioni soprattutto in Appennino e in maniera più sparsa nelle zone dell'interno. Abbiamo segnalato le zone più probabili soprattutto tra le province di Firenze, Arezzo e Siena. Le temperature nei valori massimi quest'oggi in diminuzione, valori massimi generalmente non superiori ai 27-28 gradi. Occhiata alla giornata di domani, venerdì, una giornata che tende a un tempo più stabile, probabilità di qualche residuo rovescio nel nottetempo, soprattutto sulle zone meridionali della regione. Poi nel corso del pomeriggio arrivano i venti di libeccio, spazzano le nuvole, soprattutto lungo la costa, anche nelle zone interne rimane una zona di maggiore instabilità soprattutto a ridosso dell'Appennino. Per domani le temperature nei valori massimi in aumento fino a circa 28-30 gradi. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione. E con il meteo termina anche questa edizione del telegiornale. Prima dei saluti vi ricordo che tra poco vi riproporremo il concerto offerto da TV Prato alla città in occasione della festa della Repubblica 2 giugno, piano insieme del pianista Giovanni Nesi. Poi a seguire il corteggio dei corteggi a cura del direttore di TV Prato Gianni Rossi. E poi dalle 16:30 la lunga diretta da Piazza Duomo, che ci porterà poi fino al corteggio storico e all'ostensione della Sacra Cintola. È davvero tutto, grazie dell'attenzione, buon proseguimento di giornata e buona festa.